Siamo con il dottor Emilio Iannotta, pediatra, per parlarvi oggi delle influenze, ma soprattutto delle influenze che stanno colpendo particolarmente i bambini. Dottor Iannotta, è tornato l'inverno, tornano le influenze, Covid compreso ovviamente, che sembra essere più buono rispetto agli altri anni, per fortuna. Com'è la situazione oggi a livello proprio generale? Ma sul nostro territorio, come nel resto del paese, c'è stata un'anticipazione dell'epidemia influenzale rispetto agli ultimi anni e anche una maggiore virulenza del virus influenzale e non solo di quello influenzale. Ovviamente quello che preoccupa soprattutto le famiglie e anche i pediatri sono soprattutto le infezioni nei lattantini nei primi mesi di vita. Magari Sì. ne parliamo dopo. Intanto il Covid è tornato, dobbiamo preoccuparci alla stessa maniera di quello precedente o no? Ma il Covid di per sé è diventato una virosi come tante altre e come tutte le altre virosi ci dobbiamo preoccupare laddove va a interessare bambini che hanno problematiche preesistenti. Volevamo arrivare qua. Nelle ultime ore sono sempre più frequenti le bronchite nei bambini. Sì. Ecco, si può spiegare meglio e soprattutto se c'è un perché? Sì, no, c'è un perché, ovviamente è legato proprio alla fisiopatologia delle infezioni respiratorie che quando interessano bimbi il cui albero respiratorio è ancora in formazione e che hanno come dire, una deficienza fisiologica del sistema immunitario che si perfeziona nel corso dei primi anni di vita, ovviamente preoccupa maggiormente e può comportare una percentuale di complicanze superiori. Questo è il motivo per cui il Ministero della Sanità, ma anche tutte le società scientifiche raccomandano il vaccino antinfluenzale per tutti i bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni, perché alla pari degli anziani costituiscono una fetta della popolazione che è a maggior rischio di sviluppare complicanze. Dottor Iannotta, intanto vogliamo definire che cos'è una bronchite. Ah, sì, la bronchite diciamo sia un termine abbastanza vago, soprattutto per quanto riguarda i bambini. Per definizione è un'infiammazione dei bronchi. È un'infiammazione dei Come bronchi. si manifesta? Ecco, dipende anche dall'età del bambino colpito. Per cui quello che è l'infiammazione dei bronchi può dare luogo a sintomatologie e gravità diverse a seconda dell'età del bambino colpito e di eventuali patologie preesistenti. Allora, io raccomando sempre, soprattutto nei primi 6-7 mesi di vita, di essere particolarmente cauti perché in quel caso, diciamo, la bronchite può facilmente, diciamo, si evolvere in bronchiolite, in particolare quando alla base c'è il virus respiratorio sinciziale. Allora, soprattutto quando sono presenti fattori di rischio, per esempio la prematurità, il basso peso alla nascita, la presenza di cardiopatie congenite, oppure la familiarità per allergie, oppure la coesistenza con fratellini che frequentano l'asilo nido, allora in quei casi bisogna essere particolarmente attenti ad evitare luoghi affollati, bisogna stare attenti anche quando si va dal pediatra a scegliere delle fasce possibilmente protette, dove gli studi non siano particolarmente affollati, perché sicuramente in quel caso bisogna usare qualche cautela supplementare. Dottor Iannotta, qual è il segno, il sintomo che deve preoccuparci, che ci crea Sì, l'allarme per poi allora magari. sì, i sintomi che devono preoccupare, a parte la persistenza della febbre, oltre i 3-4 giorni, che è abbastanza comune per un'infezione delle prime vie aeree di una sindrome influenzale, ma quello che ci deve preoccupare particolarmente è il sopore, l'astenia del bambino, la sua incapacità ad alimentarsi e la dispnea. Allora, quando abbiamo questi sintomi dobbiamo insomma, come dire, consultare il pediatra e anche attraverso un rapporto continuo ragguagliarlo sull'evoluzione della sintomatologia. Quali potrebbero essere le complicanze di una bronchite magari non curata bene? Diciamo che la complicanza della bronchite ovviamente è la diffusione all'albero
polmonare, quindi la broncopolmonite, ma laddove possano esistere anche, come dire, un fattore atopico, cioè vuol dire se il bambino interessato a bronchite è anche un bambino allergico, bisogna stare attenti alla dispnea, all'insufficienza respiratoria e come dire, in quei casi l'intervento deve essere più energico da un punto di vista terapeutico. Soprattutto, torno a ripetere, è importante un follow-up, un collegamento e anche un rapporto di fiducia molto, molto consolidato col proprio pediatra. Qual è la terapia? La terapia delle forme virali dovrebbe essere esclusivamente sintomatica. Innanzitutto idratazione. Bambini che hanno una patologia di respiratorio, soprattutto febbrile, devono bere di più. Non va invece forzata l'alimentazione, è meglio frazionare i pasti, dare pasti piccoli e frequenti, perché se poi alla febbre si aggiunge anche il vomito, allora la strada verso la disidratazione può essere accelerata. Ovviamente, oltre agli antipiretici, molto spesso si fa una terapia antinfiammatoria per le vie aeree e oggi in pediatria si usano soprattutto terapie locali, attraverso aerosol terapia oppure attraverso l'utilizzo di spray con distanziatori. Se c'è presente dispnea, ovviamente vanno aggiunti broncodilatatori, cortisonici per uso topico e laddove si intravede la possibilità di una sovrapposizione batterica, certamente a quel punto anche antibiotico-terapia, che di cui però non va fatto un abuso e non va somministrata senza aver prima consultato il pediatra e aver fatto visitare il bambino. Dottore Gernotta, l'ultima domanda. C'è una raccomandazione che vuole fare alle mamme quando si trovano di fronte a queste patologie? Sì. La prima cosa è rassicurare il bambino. Io dico sempre, l'arma più importante che ha una mamma è il sorriso. Quindi la mamma non si deve mai lasciare pigliare, dal panico, deve rassicurare il figlio, deve essere attenta somministrargli liquidi, deve avere un rapporto molto proficuo e molto stretto con il pediatra, perché ovviamente quando si tratta di bimbi molto piccoli è una situazione in continua evoluzione, per cui oltre che la visita poi è importante ragguagliarle sul decorso, sulla eventuale insorgenza di una insufficienza respiratoria, sull'eventuale insorgenza di una sovrapposizione anche di sintomi gastroenteritici, perché queste forme influenzali molto spesso, soprattutto nei piccolini, tendono a essere sistemiche, cioè tendono a interessare un poco sia le vie respiratorie anche quelle gastrointestinali. Allora in quel caso bisogna avere un occhio di riguardo e di attenzione in più, però senza mai lasciarsi pigliare dal panico, perché poi per fortuna abbiamo i farmaci, per fortuna i bimbi oggi sono in genere assistiti in maniera molto continua, quindi mai lasciarsi pigliare dal tremore e andare in ospedale solo dietro consiglio del pediatra, perché comunque andare in ospedale per un bambino costituisce un trauma, per il bambino e per la famiglia, che poi può anche andare a condizionare lo sviluppo da un punto di vista psicologico del bambino. Andare all'ospedale se proprio il pediatra trova indicazione per un ricovero, ma veramente posso dire che questo oggi deve essere veramente molto molto occasionale, molto raro. Comunque, se mi consenti, l'influenza è vero che adesso è a picco, io faccio un invito ai genitori, portate a vaccinare i vostri bimbi, a meno che non abbiano già avuto l'influenza, perché se è vero che adesso c'è il picco, ma il virus influenzale sarà in circolazione almeno fino a tutto marzo. E una piccola siringhina, qui sono disponibili anche i vaccini nasali e influenzali, proteggere il proprio nucleo familiare per l'influenza è una scelta secondo me molto consapevole, soprattutto in quelle famiglie dove ci sono lattantini molto piccoli che non possono essere sottoposti a vaccinazione influenzale. In quel caso è importante vaccinare tutto il nucleo familiare per proteggere quel lattantino.